Amici di Robe Mie, buongiorno, ci troviamo a Foresto, una frazione di Bussoleno in provincia di Torino, e questo è l'inizio del sentiero che va all'orrido di Foresto, che è proprio là dentro. Vedete quella gola? Eccola là. Andiamo un po' a vedere che cosa c'è. Vedete, questo è il torrente che scende dall'orrido, appunto, campanile della chiesa di Foresto. E adesso ci incamminiamo. Abbiamo questa parete piena di uccelli, guardate, e poi c'è uno lì che sta scalando la roccia. Qui comincia l'orrido vero e proprio, guardate che roba. Guardate l'acqua. Guardate che meraviglia. Ragazzi, qui si entra proprio nell'orrido vero e proprio. Qui abbiamo dei rocciatori, qui c'è un vecchio lazzaretto, vedete, e qui abbiamo proprio la palestra di roccia con dei sesti gradi mica da ridere, guardate un po', e là sopra tutti questi uccelli, guardate che meraviglia di posto, spettacolare, veramente magnifico, magnifico. Allora, per riuscire a proseguire bisognerebbe guadare il torrente, ma come potete vedere c'è troppa acqua, la corrente è troppo forte e non me la sento di bagnarmi tutto per andare fino dall'altra parte, perché lì prosegue il sentiero per andare verso le cascate. Bisogna venire sicuramente in un periodo più estivo, diciamo. Qui comunque si può vedere il famoso lazzaretto che è proprio lì davanti. Vedete questa costruzione antichissima e ovviamente questa palestra di roccia con tutti questi uccelli, veramente incredibile, bello. Vedete ragazzi, da qui si riesce a vedere anche la prima cascata, sono parecchie cascate una dietro l'altra in tutto l'orrido, è l'unica. Siamo proprio sopra l'acqua, vedete? Questo ponte di metallo. E qui abbiamo proprio tutto l'orrido, guardate che bello. Sì. Siamo riusciti a trovare un sentiero alternativo passando da casa di qualcuno per riuscire a vedere almeno la prima cascata, guardate che meraviglia. Bene cari amici, adesso andiamo a vedere l'abbazia di Novalesa. Bisogna fare un pezzo di strada a piedi perché la strada è chiusa al traffico e quindi bisogna parcheggiare mezzo chilometro prima dell'abbazia. Quindi una bella passeggiata, ma guardate che ambiente meraviglioso che ci circonda. Vedete? Che roba fantastica. Bene ragazzi, ecco l'abbazia, con uno sfondo di montagne innevate, veramente bellissimo. Guardate la strada che bella che è, che ci porta proprio fino all'abbazia vera e propria. Ecco che bellissima cascata, e poi va ovviamente verso, vedete, l'abbazia che è proprio là, la cascata della Novalesa.
con le montagne circostanti, confine con la Francia e l'abbazia. Bene ragazzi, siamo arrivati, abbiamo l'azienda agricola Corbusier, frazione San Pietro, Saint-Père, frazione San Pietro, e qui abbiamo l'abbazia di Novalesa, ragazzi. Ragazzi, adesso entriamo nell'abbazia. C'è qualcuno che sta giocando con un cerchio. Ragazzi, l'abbazia è dedicata ai santi Pietro e Andrea. C'è una lapide che dice di Vittorio Amedeo II. Ragazzi, l'abbazia di Novalesa al suo interno ha una navata con cappelle laterali. Qui c'è sulle pareti del Tiburio, la parte sinistra, ci sono degli affreschi, ma da qui non si può vedere perché c'è una catena che non fa entrare fino alla zona dell'altare. Questa è l'abbazia vera e propria, la chiesa proprio, vedete l'organo, ecco qua. Questo è il cortile antistante l'abbazia, un'abbazia benedettina, infatti vedete che qui c'è scritto, lì c'è scritto proprio portineria, la bottega dei monaci, probabilmente venderanno dei liquori, qualche cosa. E qui abbiamo proprio la facciata dell'abbazia di Novalesa. Qui ci sono i Boy Scout e lì ci sono le montagne. Amici di Robe Mie, ci troviamo nel comune di Moncenisio a 1465 metri di quota e siamo praticamente al confine con la Francia. E infatti, come potete vedere, per andare a Roma ci vogliono 753 km, ma è più vicino a Parigi, 732, 2261 km a Stoccolma, 2945 a Mosca e poi a Lisbona quasi 2000 km. Questo è l'ambiente che ci circonda, guardate che meraviglia di posto. Di là c'è la Francia e di là sta nevicando, guardate. E adesso andiamo a vedere il lago della Ferrera. Allora ragazzi, questo è il lago della Ferrera, sta nevischiando, sta fioccando già. Bel posto, si può fare il giro del lago, il lago è balneabile, nel senso che non adesso, però d'estate probabilmente un bagnetto si può anche provare a fare. E ragazzi, sulla neve attraversiamo il ponticello di legno. Ops. Guardate che torrente, guardate che bello. E questo torrente poi porta appunto nel lago della Ferrera, circondato da queste bellissime montagne, guardate che roba, fantastico, che ambiente ragazzi.